Una giornata particolare in tutti i sensi, purtroppo sconvolta dalla notizia della morte di Davide Astori. Domenica scorsa al Teatro di Lamporecchio, presentazione ufficiale della Mastro Marco Chianti Sensi TLC, una delle formazioni più importanti del panorama nazionale a livello Under 23. La squadra di Vincenzo Nibali, il campione siciliano, che ancora una volta con grande sensibilità ha voluto mettere in evidenza i sentimenti, ricordando il capitano Viola Astori, con il quale aveva trovato un feeling speciale dopo il contatto avuto lo scorso anno nel ritiro della Fiorentina per mano di Stefano Pioli. Poi il grande ricordo sentito anche che per chi ha fatto grande la Mastro Marco, Bruno Malucchi e Zeffiro Vescovi, fondatori di questa grande società. Quindi applausi anche per la signora Bruna Bettarini, la madre di tutti i corridori che sono passati da Mastro Marco, e per Maurino Ortigni, l'organizzatore storico di Poggio alla Cavalla. È chiaro, si è andati avanti con il programma. Protagonisti, lo squalo dello stretto, Vincenzo Nibali, il grande campione del movimento internazionale, sostenitore della sua squadra, la Mastro Marco, e poi chiaramente i 13 ragazzi che compongono il sodalizio pistoiese per il 2018. Chiaramente campeggia fra tutte la bellissima maglia di campione italiano, cronometro individuale del siciliano Paolo Baccio, 3 vittorie lo scorso anno e poi protagonista al Gran Premio di Larciano con la nazionale proprio domenica scorsa. Con Paolo Baccio ci saranno i riconfermati Mirko Sartori, velocista di riferimento, Michele Corradini, una vittoria lo scorso anno, Tommaso Fiaschi, che ha iniziato la stagione molto bene con il secondo posto alla Firenze Empoli, quindi Davide Masi, Federico Rosati e Niccolò Ferri, acquisti importanti per la stagione, con Luca Covili, 6° in classifica generale al Giro della Val d'Aosta e atteso protagonista per la stagione che va ad iniziare, quindi Giuseppe Laterra Pirè, un combattente nato, Michael Antonelli, Filippo Magli, un'altra promessa importante che arriva dalla categoria juniores, e quindi Simone Masetti e Sabri Tafa. Insomma, una squadra di tutto rispetto, una squadra, come abbiamo detto, fra le più importanti per quanto riguarda gli Under 23 in Italia. Ecco lo staff: il presidente Carlo Franceschi, il vicepresidente Rudy Ancillotti, i direttori sportivi Alberto Ancillotti e Gabriele Balducci, ormai faro di questa formazione, il meccanico è Tiziano Guerri, gli accompagnatori sono Roberto Boldrini e Augusto Pecorini, il massaggiatore è Guglielmo Gabrielli, la housekeeper è la signora Barbara Venturini, la segreteria è affidata a Mario Ferri e Franco Leporatti, l'ufficio stampa è a cura di Luca Ivessi, mentre il medico sociale è il dottor Giancarlo Mattei. Insomma, l'inizio è stato purtroppo molto emozionante per tutto quello che abbiamo ricordato. La premiazione poi è andata avanti, protagonista anche Luciano Talini, presidente storico della Federciclo a Pistoia, che ha voluto conferire dei premi importanti a Carlo Franceschi e al campione italiano Paolo Bacci, presenti tutti gli amministratori del comune di Lamporecchio, tanta gente. Insomma, la Mastro Marco è nel cuore di tutti e chiaramente è nel cuore dello squalo dello stretto. È diventato ormai una bella abitudine questo splendido teatro nella località che chiaramente vi rappresenta, dopo una gara di professionisti, soprattutto perché ci sarà anche oggi il tuo pupillo e Carlo Franceschi è contento. Sì, sono molto contento del risultato che ha fatto oggi Paolo Baccio con la nazionale qui al Gran Premio di Larciano. Ha fatto una bellissima gara, noi abbiamo già iniziato la stagione 2018 con un secondo posto alla Firenze Empoli. Il tempo non ci ha permesso di tirare tutto fuori la grinta che abbiamo, comunque appena sicuramente si rimetterà la stagione siamo una squadra abbastanza competitiva. Uno sforzo importante anche quest'anno con 13 corridori, Carlo. Ma finché abbiamo questi sponsor che ci danno una mano, noi cerchiamo di fare sempre una buona squadra. Speriamo di continuare anche nel passato e vediamo cosa succederà. Siete una squadra ammirata ed apprezzata, avete anche tanti tifosi e anche questo non è poco. Ma la nostra è una squadra che può far crescere i ragazzi, non cerchiamo le vittorie a tutti i costi, però cerchiamo, come mi ripeto, nel portare al professionismo dei giovani da poter poi fare una buona stagione. Quello che avete fatto da sempre, soprattutto negli ultimi anni, poi con Vincenzo Nibali.
Ma Vincenzo è un campione, però dalla Mastro Marco è passato tanti altri corridori che ora stanno correndo nel professionismo con buoni risultati. E questa è la politica per mandare avanti anche lo sport del ciclismo nel mondo superiore? Certamente, noi cerchiamo di portare più giovani al professionismo possibile, e con serietà, sacrificio, cerchiamo di insegnare il mestiere del ciclismo ai nostri ragazzi. Mese di marzo con un calendario un po' ballerino, purtroppo c'è già stata una trasferta anche onerosa in Veneto, però fortunatamente le gare non mancano e farete un calendario come sempre molto importante. Ma noi certamente faremo tutte le gare regionali, più faremo le gare internazionali e nazionali che ci sono per l'Italia, perché anche i nostri atleti li dobbiamo portare a gareggiare nelle corse dove c'è il migliore di tutto. Siamo già partiti, consapevoli, Carlo, di aver lavorato bene? Ma noi cerchiamo sempre di lavorare bene, poi sai, i risultati vengono sul campo, però i ragazzi sono ragazzi seri, sono ragazzi che mettono impegno e sacrificio e qualcosa di buono sicuramente sortirà fuori. Weekend straordinario in Toscana, chiaramente è contento il presidente regionale Giacomo Bacci, soprattutto per questa conclusione qui al Teatro di Lamporecchio con una delle squadre più rappresentative che ci rappresenta nel mondo, grazie chiaramente anche a Vincenzo Nibali. Ma credo proprio di sì, oggi è una giornata spettacolare veramente con il Gran Premio di Lacciano che sicuramente è rifiorito sotto tutti gli aspetti e che ha regalato momenti emozionanti, e poi per concludere la serata con la Mastro Marco, sicuramente una delle società tra le migliori non solo nella nostra regione ma credo su tutto il territorio nazionale, quindi io credo doveroso da parte nostra quello di essere qua a rappresentare il comitato regionale e se non altro a una società importante che in qualche modo regala momenti importanti. La Toscana ciclistica chiaramente, Giacomo, è tutta forte, però qui siamo in una striscia un po' particolare. Ma io direi sì, ormai non si inventa la striscia Lacciano, Lamporecchio, Stabia, e quindi io credo che siano sicuramente luoghi che in qualche modo stanno regalando e hanno regalato momenti di felicità al movimento ciclistico non solo regionale, e quindi io credo che da parte nostra vicini dobbiamo stargli per cercare in qualche modo affinché possano continuare nei loro intenti, nelle loro opportunità per darci queste opportunità e questo bellissimo spettacolo. Lavorando bene per la categoria Under 23 che a questo punto diventa fondamentale per andare avanti. Ma io credo proprio di sì e credo che il calendario lo abbia espresso nella maniera più opportuna, un calendario veramente ormai pieno, stracolmo, che in qualche modo, anzi con delle prospettive ancora da definire per quello che potrà essere forse il giro della Toscana dilettanti, che in qualche modo sicuramente potrebbe essere un'opportunità maggiore per regalare a questi ragazzi una gara a tappe. E all'Università del Ciclismo a Mastro Marco fanno la loro parte anche in questo, nell'organizzare gare? Ma io credo proprio di sì, oltre ad essere una società in cui fa attività è quella anche di organizzazione, quindi io credo che questo sia una doppia valenza che in qualche modo qualifica questa società. Alberto Ancilotti ha ereditato chiaramente una grande passione dalla famiglia, una passione che sta concretizzando con questo ruolo vicino a Gabriele Balducci. È un ottimo maestro, soprattutto sei in un contesto molto importante. Questo per te che sei giovane è un trampolino nella squadra di casa. Sì, assolutamente. Poi ovviamente con Gabriele ormai è nata una sintonia che non c'è niente da dire. Basta che ci guardiamo e ci capiamo senza dire una parola. E di casa assolutamente, perché diciamo Mastro Marco è il mio paese, sono cresciuto lì, abito tuttora lì e per me oltre al ruolo professionale di direttore sportivo è anche una soddisfazione portare in giro il nome della mia località. Poi appunto hai i ragazzi sott'occhio, li puoi seguire con grande attenzione, anche questo è molto importante. Assolutamente, anche perché noi seguiamo ragazzi 24 ore su 24, siamo sempre a disposizione e secondo noi è un metodo che aiuta molto a migliorare sia a loro che alla squadra in generale. Non si parla più, Alberto, assolutamente di dilettantismo, voi siete sempre stata una squadra all'avanguardia anche in questo senso, con questa categoria Under 23 adesso molto importante, quindi siete dei professionisti anche se non ci sono i contatti come nei prof, ma è tutto fatto in modo molto professionale. Sì, sicuramente
cerchiamo di essere più all'avanguardia possibile anche a livello tecnologico e di portare avanti certi progetti anche a livello professionistico, però rimanendo sempre con dei valori che non possono cambiare e che fanno parte di noi, quindi umiltà e soprattutto tranquillità senza esasperare le cose. Raccontaci qualcosa di questo inverno, direi che nonostante il freddo è andato bene perché siete partiti alla grande con Fiaschi. L'inverno è stato un buonissimo inverno, ci siamo potuti allenare tutti insieme, abbiamo concluso da poco un training camp a Donoratico in Costa degli Etruschi e sicuramente abbiamo cercato di creare una squadra quest'anno che la vedremo più avanti nella stagione rispetto a vederlo nelle prime corse, però già ci siamo fatti vedere con Fiaschi secondo alla Firenze-Empoli e la squadra diciamo è pronta per fare un salto di qualità e di risultati diciamo. Una squadra completa in tutti i settori? Assolutamente, quest'anno sicuramente non ci nascondiamo che l'obiettivo è quello di partecipare e ben figurare al Giro d'Italia e abbiamo cercato di individuare dei ragazzi che ci possano dare delle soddisfazioni e delle garanzie anche in giri a tappe quando la stagione va avanti, quindi luglio, agosto. Quindi uno degli obiettivi primari sarà proprio il Giro Under 23? Sì, sì, perché già l'anno scorso abbiamo partecipato, da sottolineare il sesto posto di Baccio alla Crono, primo degli italiani, altri piazzamenti con Corradini, Fiaschi, però quest'anno anche lì abbiamo cercato di creare una squadra sì per le singole tappe ma anche per puntare alla classifica generale, rimanendo sempre comunque però coi piedi per terra. Gabriele Balducci l'ho visto arrivare raggiante perché oggi Paolo Baccio, maglia della nazionale, sulle strade di casa. Anche queste sono grandi soddisfazioni, soprattutto per chi lavora come voi con i giovani. Ma sicuramente fa piacere, oggi era un giorno particolare, presentazione, Paolo Baccio corre con la maglia azzurra qui all'Arciano, quindi abbiamo nel senso ho avuto l'occasione di poter assaporare questa soddisfazione. È chiaro, la nazionale fa parte comunque di un percorso dei ragazzi, specialmente Under 23, che comunque ambiscono al passaggio al professionismo e questo noi lo portiamo avanti. Peccato per la vittoria sfumata da Firenze-Empoli, però abbiamo visto che appunto avete lavorato bene in inverno. Ma sicuramente sì, la Firenze-Empoli farebbe piacere a tutti, siamo arrivati secondi l'anno scorso, secondi quest'anno e vabbè, è iniziata la stagione, non è mica finita, quindi questo è importante, abbiamo lavorato bene, la strada arrivare a ottobre è lunga e quindi viviamo di continuità, vediamo. Era importante partire anche per il morale con un risultato? Ma sicuramente sì, il morale, i ragazzi sono motivati, ci sono ragazzi che sono già alla categoria da qualche anno, ci sono ragazzi giovani, quindi la motivazione c'è, sarà la strada a decidere. 13 elementi, Gabriele, andiamo un po' a conoscere questa squadra. Sì, 13 elementi, abbiamo riconfermato un gruppettino di, si può dire di vecchietti, ma no, perché comunque sono qualche anno che sono con noi e poi abbiamo inserito questi giovani che vengono dalla categoria Juniores, credo che veramente mi sono trovato molto bene, sono dei ragazzi che comunque hanno fatto già vedere qualcosa, è chiaro che la categoria Under 23 è un altro scalino, però noi siamo abituati a aspettare, a costruire e questo ne siamo consapevoli, ecco. Anche in questi anni siete riusciti a fare sempre degli innesti che poi si sono rivelati importanti, soprattutto perché si guarda sempre anche al domani, se vogliamo. Sì, sì, noi abbiamo fatto sempre degli inserimenti, qualche volta neanche per noi, anche per qualche altro, però non è così, il ciclismo è questo, una soddisfazione anche è tirare fuori qualcosa che domani ce lo fa vedere in qualche occasione dove il ciclismo che conta, ecco. L'obiettivo poi è sempre quello, portare questi ragazzi integri al professionismo, farli passare professionisti. Sì, è il sogno di questi ragazzi, è il sogno nostro, come dico spesso la passione mi porta quasi più ora da direttore sportivo che da corridore, mi porta comunque a vivere con loro, a soffrire perché alla fine
non è sempre una felicità, ma è anche una sofferenza. Gruppo sott'occhio giornalmente, anche questa è una cosa molto importante. Sì, è un'abitudine un po' mia, un po' qui a Mastro Marco, di seguire i ragazzi il più possibile, quando abbiamo la fortuna, comunque, anche se i corridori sono un po' sparsi per tutta Italia, no? A questo punto bisogna dire che abbiamo corridori un po' di tutta Italia, perché ne abbiamo dal Trentino alla Sicilia, quindi abbiamo un po' di tutta Italia. Quindi grazie comunque a tutto questo, agli sponsor, a chi comunque crede in questo progetto, crede da anni nei giovani, grazie a loro veramente. Posso dire di avere un presidente come Carlo Franceschi, ma io non lo definisco un presidente, alla fine lui è un collega nostro, è il babbo di tutti, perché alla fine qui a Mastro Marco ha costruito la storia, noi cerchiamo di portarla avanti. Dopo 6 anni che sono qua a Mastro Marco mi sento orgoglioso di aver portato avanti questo nome in una maniera che a me piace, cioè sacrificio. È chiaro che i risultati piacciono a tutti, però non è semplice. Chiudiamo semplicemente dicendo che c'è questa aspirazione a fare il giro Under 23, che è un punto di riferimento per il movimento, è chiaro, però ci sono tante altre gare e la Toscana è preeminente come sempre. Sicuramente, noi in Toscana abbiamo un calendario, qualcheduno ci snobba un po', ci chiamano le corse del campanile in Toscana, ma non è proprio così, perché la Toscana penso che sia all'apice del calendario quasi. Abbiamo di tutto, internazionali, regionali, nazionali, giri a tappe, abbiamo di tutto, quindi questo è. Il Giro d'Italia è chiaro che è un appuntamento che comunque ci puntiamo, abbiamo fatto anche degli inserimenti un po' mirati per questo, vediamo, sarà la strada davvero a decidere tutto. Vincenzo, è diventata un'usanza questa presentazione perché chiaramente tutti ti aspettano. Ma è diventata un'usanza perché comunque è associata un po' alla vicinanza delle gare che ci sono qui in Toscana, quindi viene facile anche da coniugare con gli impegni. Ed eccoci qua. Come stai? Ma dai, tutto sommato bene. Ho parlato col dottor Magni, ha detto che hai recuperato, stai recuperando e gli obiettivi si avvicinano. Ma sì, dopo quel piccolo disguido che c'è stato a gennaio, sì, sicuramente mi ha rallentato un po' e stiamo andando avanti con il programma della stagione. Tirreno adesso? Sì, esatto, domani sarò giù proprio per la partenza della Tirreno, quindi avremo modo di vedere già la prima tappa e guardare un po' tutto. Sarà una stagione lunga? È una stagione molto lunga, sicuramente ci sono tantissimi impegni da affrontare, però non è la prima volta. Vito Telesca, TLC, l'azienda che sta sostenendo in questi anni questa importante formazione, una formazione che ha un leader, anche se ormai non è più qui da tanti anni, Vincenzo Nibali, una formazione che ha sempre lavorato per i giovani. Certamente, sì, è una formazione, una società che ha sempre fatto bene, ha lavorato con tanti ragazzi giovani e stanno andando anche bene, tra l'altro, voglio dire. Una società che sta poi portando avanti un discorso che qui è quotidianità, il ciclismo. E pane per i nostri denti, si dice, voglio dire, perché Maestro Marco oramai non la invento io, insomma c'è state tante, è storica come società e quindi tanta fiducia a questi nuovi dirigenti che stanno facendo bene. La soddisfazione di essere con questo gruppo, ma alla fine poi anche il ciclismo è un bel viatico pubblicitario. Sì, un bel viatico pubblicitario, sì, noi ora non è che noi non lo facciamo più che altro per passione, per dare una mano, perché è una società di dove abitiamo e non è tanto per il ritorno, però insomma lo facciamo volentieri e ci troviamo bene con loro. Anche perché qui ci sono dei tifosi veri, cioè ho anche oggi una platea importante che testimonia come il fatto che la Mastro Marco sia un qualcosa del territorio assolutamente. Sì, sì, se no non sarebbe la cosa del ciclismo, cioè come la chiamano? L'università del ciclismo. Ecco, l'università del ciclismo, vivano di questo a Maestro Marco, insomma, anche noi uguale, lo seguiamo volentieri. Un'altra stagione importante, iniziata già bene con un secondo posto. Certamente, già iniziata molto bene e si spera che vadino, che continuino così e che vadino avanti anche con questi nuovi ragazzi che hanno preso, che facciano come l'anno scorso se non meglio. La conclusione è dedicata a Alberto Ancillotti, ormai diventato a tutti gli effetti uno dei punti di forza della formazione.
un prezioso aiuto per Gabriele Balducci nell'assistere i ragazzi giornalmente. Alberto, beato te, hai compiuto 21 anni, ti facciamo i nostri migliori auguri, gli auguri che tutti ti hanno fatto l'altra sera al ristorante Tatù, che era uno dei luoghi preferiti da Zeffiro Vescovi. Anche quest'anno il convivio è andato in scena da Tatù e c'è stata un'occasione speciale, perché appunto oltre a festeggiare i corridori e tutto lo staff è stato festeggiato anche Alberto Ancillotti, che ha compiuto 21 anni. Auguri Alberto! Una presentazione elegante in stile nel comune di Buonconvento, nello scenario fiabesco della fattoria di Pieve Assalti. Soprattutto una serata da ricordare, perché Stefano Gonzi, manager pratese, ha fatto le cose in grande. Infatti, alla presentazione della Sudal Likugan, squadra di riferimento della mountain bike nazionale, sono arrivati anche i professionisti e le professioniste della Lotto Sudal, squadra World Tour, fra le più importanti del ciclismo internazionale. La gioia è stata ancora più grande perché nel pomeriggio Thiesi Benoît ha trionfato da campione in un'edizione straordinaria delle Strade Bianche. Il 23enne, speranze del ciclismo belga, è stato l'attrazione della serata, conferendo ancora più lustro a Comminelli, Valdrighi, Mensi e Ronchi, che in questo 2018, grazie a un team di alto livello, gareggeranno in tutto il mondo, con obiettivi importanti. Insomma, a Pieve Assalti, una festa nella festa, coordinata in modo egregio dalla general manager Mario Sorini, che con Gonzi ha trovato una sinergia vincente per la mountain bike. E allora si parte con Thiesi Benoît. The first and the beautiful. So, today for you is an important victory, the most important. Yeah, for sure. It was my first victory also, so immediately a really nice one, and I'm really happy. Yeah, 23 years old, come from Belgium. I ride for Lotto Sudal, so my third time Strade Bianche. Was a really nice day. Was super hard with the rain and the bad weather conditions, so super hard race, super good legs, and in the end I made a good tactic choices on the good moments. I didn't have bad luck eventually, so really happy. Yeah. So from Siena begin your career? I hope so, yeah. Thank you very much. This beautiful girl, tell about us. About me? About you. Okay, I am Puk, I am 21 years old and I ride for Lotto Sudal Davis. So you are one of the most beautiful girls in woman cycling. Yeah, but I hope to be the best one day. Dopo lo strepitoso successo di oggi pomeriggio nelle Strade Bianche con Thiesi Benoît, siamo alla presentazione di un'altra formazione della Sodal, quella di mountain bike, che da alcuni anni sta andando molto forte, sta ottenendo dei grandi consensi e sta seguendo passo passo la squadra di professionisti. Siamo con Mario Sorini, che è general manager della Sodal, sorridente perché oggi questa grande vittoria, sì, avete una bella squadra, però vincere queste grandi classiche non è facile, quindi la classica è stasera, si battezza Benoît qui a cena. Sì, stasera avremo il piacere di avere Benoît con noi. Ce l'ha messa tutta, l'avete visto, è stata una vittoria impressionante, devo dire, per noi tutti. Abbiamo gli ultimi 20 minuti di gara, abbiamo avuto il cuore, devo dire, che batteva veramente. E credo che questo è un buon modo di cominciare questo anno in Italia. Questa è la prima gara, ne avremo quattro, avremo delle grandi innovazioni, una grande occasione per il nostro marchio di essere sponsor anche del Giro d'Italia. Quindi stasera presenteremo delle grandi novità in questa direzione, quindi aspetto il mio team qui. E anche per il territorio, comunque, devo dire che questa è stata un'occasione fantastica. Allora Mario, lei è un grande uomo per questo gruppo, che è importantissimo in Europa. Quindi squadra di professionisti, ma anche squadra di Stefano Gonzi.
Beh, certamente, io ci ho creduto, credo che comunque le due squadre possano collegare al territorio l'esperienza internazionale che noi abbiamo, quindi il brand, perché noi, come voi sapete, il brand è sempre la parte fondamentale, no, delle aziende dove si fanno gli investimenti, e questo modo di far vivere il nostro marchio, anche gli utilizzatori dei nostri materiali, ci porta comunque ad avere anche sul territorio un investimento importante con una squadra che noi linkiamo comunque con la nostra esperienza internazionale. Però ci vuole la grande cultura, la grande passione che ha lei insieme a Stefano Gonzi per portare avanti la mountain bike, che prende sempre più campo in Italia e nel mondo. Beh, è uno sport che sta crescendo moltissimo, noi ci crediamo tanto, io sono un appassionato nel tempo libero. La mountain bike sicuramente ci darà delle belle soddisfazioni, anche qua in Italia, localmente. Il fatto di poter avere queste due squadre che si linkano insieme, che vivono dei momenti di allenamento e di vittoria allo stesso tempo, sicuramente ci darà un modo di costruire il futuro, e soprattutto noi crediamo che le due squadre insieme possano dare anche una grande opportunità a tutto il pubblico di vivere questi momenti emozionali importanti. Noi diciamo vivere il brand in termini di marketing, ma questo è un modo per vivere il brand e per vivere la cultura del fare di Sudal, perché questo è il nostro principio fondamentale che ci ha trasmesso il titolare della nostra società, la cultura del fare, fare, perseverare, vincere. Allora, avete vinto, siamo partiti bene, la mountain bike ha fatto bene lo scorso anno, lo farà anche quest'anno, quindi un battesimo davvero grandioso. Sì, ritengo che questo sia un buon modo di iniziare, le novità di quest'anno saranno tantissime e certamente penso che tutti quelli che ci seguiranno avranno delle grandi soddisfazioni, il brand sta crescendo moltissimo, per me è una grandissima soddisfazione di poter unire le competizioni internazionali, le vittorie anche al territorio, perché io sono un grandissimo fan del territorio, perché sono un toscano. E quindi porto a casa mia parte delle vittorie, ovviamente. Abbiamo sentito il general manager Mario Sorini, adesso ci ha raggiunto il presidente della squadra di mountain bike, che sta facendo benissimo in questo mondo e che parte con grandi propositi. Anche Gonzi oggi ha festeggiato questa presentazione con una vittoria in una grande classica su strada con Thys Benoot. Sì, siamo tutti felici perché qui stasera è una grande festa, non sappiamo più cosa fare, siamo al settimo cielo. Tutto bello, sta andando tutto bene, anche noi abbiamo cominciato già a gareggiare domenica scorsa in quel di Franciacorta, dove Menzi ha fatto la sua prima vittoria, quindi già prima della presentazione ha già vinto, quindi sta andando tutto con forse molto meglio del programma. Allora Stefano, grande euforia questa sera per questa vittoria che apre le ali anche per altre circostanze importanti. Tu sei partito in punta di piedi e adesso sei uno dei più forti in Italia con questa squadra. Sì, ci difendiamo, non è facile, però ci sono anche altri team molto forti, però noi diciamo la nostra. Quest'anno, l'anno scorso abbiamo vinto tanto sia in Italia che all'estero, anzi più all'estero che in Italia. Abbiamo riportato dei risultati molto di prestigio con Daniele Menzi, con tutti, con Ronchi, abbiamo fatto secondo, terzo assoluti a delle gare molto importanti, quindi riconfermare il 2018 sarebbe già una vittoria. Ecco, però parti con dei propositi importanti perché i corridori ci sono. Sì, i corridori ci sono, sono ragazzi che sono nel giro della nazionale, quindi partono carichi. Quest'anno abbiamo degli appuntamenti importanti, sapete benissimo c'è sia l'europeo che il mondiale in Italia, quindi noi partiamo per dire noi vogliamo vincere qualcosa e poi si sarà a vedere. Allora Stefano, fai parte di un grande gruppo, per te è una grande soddisfazione visto che sei partito in punta di piedi con grande umiltà. Sì, secondo me è questa la chiave giusta, l'umiltà, il lavoro e poi piano piano le cose premiano. Ho trovato delle grosse aziende che hanno creduto in me e quindi questo mi fa molto piacere. Sta andando non bene, benissimo, e quindi lasciamolo andare che va bene così. Allora, lo voglio dire, tu hai una grande ammirazione per me, no? Sì. Mi hai chiamato quando non eri nessuno, ora sei ai vertici e ti ricordi sempre di me. Certo. Questo è importante. Certo, e io l'amicizia mi ha portato qui e io l'amicizia la tengo molto stretta. Allora Stefano, ti faccio un bel in bocca al lupo, sei stato strepitoso con i tuoi ragazzi, oggi grande soddisfazione, continua così. Grazie mille a tutti. Daniele Menzi e Stefano Valdrighi,
atleti che hanno fatto molto bene nel 2017, ci riprovano nel 2018, perché questa formazione è molto importante sul territorio nazionale e fuori anche dall'Italia. Allora Menzi, 7 vittorie, tanti piazzamenti e una ripartenza con grande forza e vigore. Ma sì, il 2017 è stata una buona annata. Quest'anno sicuramente si cercherà di fare il meglio. Il team è al top e anche noi atleti siamo pronti per affrontare questa nuova sfida, e quindi dai, ne vedremo delle belle sicuramente. Siete in una formazione che dà morale. Sì, sì, noi come atleti insieme stiamo molto bene, siamo più che compagni di squadra, siamo amici e quindi abbiamo un buon feeling, e questo ci aiuta per le competizioni di tutte le domeniche. Cosa ti piacerebbe fare in questa stagione? Ci sono un paio di sogni nel cassetto che preferisco tenere per me e lasciarli lì ancora un attimo, poi li svelerò. Comunque bene? Sì, sì, sicuramente. Allora Stefano, t'ho preso da piccolino, ti ritrovo 1,80 m ed oltre, una bella stagione, piazzamenti in gare importanti, sei uno forte della squadra. Quest'anno ci sarà un grande miglioramento perché il potenziale acquisito è tantissimo. Speriamo di salire ancora uno scalino. Appuntamenti in Italia sono importanti. Io aspiro a prendermi una maglia della nazionale perché sarebbe veramente bello per me andare a partecipare all'Europeo, al campionato del mondo, poi sarà il percorso a deciderlo se la meriterò o meno. Comunque sei pronto perché hai acquisito una determinazione veramente forte, quindi ti senti moralmente a posto per combattere con i più forti della specialità. Ma i più forti sono ancora uno scalino sopra di me, se non due. Io però con la squadra mi metto tutte a disposizione, i compagni mi insegnano molto, quindi quest'anno spero di raccogliere qualcosa di importante. Hai parlato di squadra, quindi credi nel gruppo? Sì, il ciclismo è uno sport individuale, ma comunque il gruppo è fondamentale, perché se nel gruppo non stai bene, anche alle gare ti vai malvolentieri e viene tutto male. Qua siamo una famiglia prima di tutto e questo spirito ci aiuta molto. Cristian Cominelli e Luca Ronchi, altre due pedine importanti di questa formazione. Ronchi ha fatto molto bene nella passata stagione, è carico per ripartire alla grande. Sì, sicuramente l'anno scorso, la stagione passata, ha fatto una buona stagione, sempre costante. Quest'anno sono determinato per migliorare, magari centrare qualche obiettivo importante. Gli avversari sempre più forti, il campo si amplia. Sì, il livello in Italia è altissimo perché non siamo solo italiani, ma tutte le domeniche ci confrontiamo con atleti stranieri che provengono da tutto il mondo. Si può dire che le gare in Italia sono forse quelle con il livello più alto in tutto il mondo, quindi è sempre più difficile, bisogna sempre prepararsi al massimo per essere competitivi. Ecco, siete molto determinati perché il gruppo è forte. Sì, siamo un gruppo forte e abbiamo ottenuto tantissimi risultati, sempre costanti, e niente, siamo amici fra di noi e andiamo via alle trasferte divertendoci, e questo è fondamentale per ottenere dei risultati importanti. Complimenti Rocchi, bocca al lupo. Allora, Cominelli io l'ho visto molto più grosso in faccia, adesso è tiratissimo, la mountain bike mette a posto, Ma il ciclismo in generale, anche quest'inverno ho fatto il ciclocross e ho staccato poco adesso, quindi sono abbastanza tirato rispetto agli altri anni dove magari mi prendevo una pausa prima di iniziare appunto la stagione, e cerchiamo di partire con una marcia in più, insomma. Sei sempre stato determinato per i fuoristrada? Sì, il ciclismo in generale è la mia passione, però ho seguito anche su strada. Sì, c'è stata una piccola parentesi su strada che comunque è stata un'ottima esperienza. Non eri male? Non ero male, poi dopo ci vuole sempre anche un po' di fortuna, alcune componenti, è un mondo un po' diverso,
sicuramente il fuoristrada è possiamo dire una famiglia, è un po' più divertente e quindi mi fa molto piacere essere in questo mondo e soprattutto in questa squadra. Allora, l'ultima battuta, anche tu sei determinato perché ti senti forte nell'ambiente? Sì, la squadra è ottima, abbiamo di buonissimi sponsor che ci sostengono e ci permettono di fare un'attività internazionale di altissimo livello. Ovviamente per noi non è semplice ottenere dei risultati, ma è l'unico modo per poter migliorare. Mi ha fatto un piacere che Thomas Marcinski è venuto a trovarmi, non lo riconoscevo perché ha perso tutti i capelli, era di una bellezza da giovanissimo che tutte le ragazze toscane lo cercavano. Ha vinto 2 tappe alla Vuelta di Spagna l'anno scorso, è un grande corridore, un grande professionista. Con Marcinski parte il Calesso, allora ti lascio poi per andare a sedere, sei tornato in Toscana, quando arrivi in Toscana sei carico? Sì, diciamo ho dato i miei primi passi con le squadre qua, prima con GS Valdarno, dopo sono passato professionista anche con la squadra italiana che era Ceramica Flaminia, diciamo sono cresciuto ciclisticamente in Toscana e in Italia. Allora Thomas, hai lottato tanto, i maggiori risultati li ha trovati nell'età matura? Sì, sì, ho vinto un po', ho vinto parecchie volte già campionato di Polonia, ho vinto, sì, però le vittorie più importanti ho ottenuto l'anno scorso in Vuelta a Spagna, sì, pazienza, bisogna lavorare sempre duro e prima o poi arrivano anche i risultati. Allora, fortissimo tu, fortissimo Thys Benoot che oggi ha vinto una grande corsa, le Strade Bianche, quindi un gruppo forte, un gruppo che guarda una grande stagione. Sì, 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 la squadra è fortissima, abbiamo i talenti come Thys Benoot che va fortissimo sulle classiche così. Io sono un po' sfortunato la prima parte della stagione, sono caduto un mese fa, ho avuto un incidente con la macchina, mi ha preso una macchina, è prima corsa che torno, però sono riuscito a finirla, a aiutare a lui anche a prima parte della corsa, sono contento di stare qua. Intanto viviamo questa bella vittoria. Sì. Grazie Thomas, piacere di averti rincontrato, grazie, grazie. Allora Walter Calesso, tu dai le ruote a questa formazione, no? Tu sei per i materiali e dobbiamo dire riesci sempre ad azzeccare formazioni importanti. Questa squadra ti dà garanzie e successo. Beh sì, abbiamo, come dicevo, sono già qualche stagione che collaboriamo con Stefano Gonzi, con la Licugan e quindi diciamo gli abbinamenti si cercano sempre quelli che possono essere vincenti perché naturalmente ti dà lustro la vittoria, ti dà lustro l'essere lì, l'essere competitivo, l'essere performante e quindi naturalmente si cerca un attimino di fare degli investimenti che poi rientrino un attimino a livello di immagine. Giovanni Perego da Vimercate in provincia di Monza è un collega che da tempo segue questa squadra, una squadra Giovanni che ti dà emozioni e soddisfazioni. Sì, sicuramente, ci sono stati anni difficili, anni più felici, adesso c'è una crescita proprio della squadra ed è proprio un piacere lavorare per questa squadra, ma in tutti gli ambiti, perché sin da quando era agli inizi che ho colto subito in questa squadra proprio il senso di amicizia e che va al di là dello sport. Adesso, nonostante la squadra sia cresciuta tanto, quindi si può pensare che ci sia anche un'organizzazione più capillare, più forte, sono rimasti questi principi che sono la base. È formata una squadra eccelsa perché è riuscita ad ottenere consensi in Italia e nel mondo. Sì, da qualche anno l'attività si è anche spostata all'estero e ovviamente il confronto, la competizione è più difficile perché ovviamente si esce dallo standard diciamo, delle gare italiane e quindi c'è molto più competizione, però i risultati arrivano, pian piano arrivano, c'è un confronto quindi continuo e i valori emergono. Lavorare per un club così è favoloso. Sì, dà soddisfazione, ecco, io ho 12 anni che lavoro per loro e
veramente è una soddisfazione, perché poi sono ragazzi bravi, ecco, c'è da dire la verità che hanno tutti i principi, professionali e anche bravi come persone, molto disponibili. Sono Marco Hell. My job is I'm sponsor manager for Soudal. I work at Soudal Turnout in Belgium, and I'm responsible for the contact with Lotto Soudal, the cycling. The year is still young. Cycling season is still very young, but at the end of the year, people will see that this was the most beautiful race of the year and also the most beautiful victory. Yes. Not only a road race, not only a splendid girl. Well, in Belgium, we are more keen on cyclocross. Mountain bike is not that big, it's more cyclocross in Belgium. Yes, winning is the most beautiful thing in the world. It must bring you exposure, it must bring you joy, and as of course for a company it's very important to have exposure, so winning is important, yes. Gianpaolo Sandrinelli è il titolare della fattoria Pievassalti. Da 4 anni ospita questa grande formazione di mountain bike e di ciclismo a alti livelli. Oggi ha avuto una grande soddisfazione anche Sandrinelli, perché ha vinto le strade bianche ed il vincitore è arrivato da lui. Cosa meravigliosa. Eh beh sì, io oggi sono molto felice, non posso dire che ho vinto strade bianche, ma io sono amico personale di Tish Benoit. Tish, ci sentiamo durante l'anno, è venuto in vacanza qua da noi, sono andato io a Bergen in Norvegia al mondiale a trovarlo, e La sera prima del mondiale, dopo la cena della squadra, lui è stato un'ora lì seduto con me e mi ha raccontato tutta la strategia dei belgi del giorno dopo, che effettivamente è stato come me l'aveva descritta lui. Io sono molto contento di ospitare qua a Fattoria Pievassalti Stefano Gonzi con la Lotto Soudal e con la Soudal Le Kugan. Sono contento, seguo i suoi ragazzi nelle gare che fanno in mountain bike, ho un ottimo rapporto d'amicizia anche con Daniele, con Cominelli, e niente, è un piacere averli qua tutti gli anni. Sta vivendo un momento magico, diciamo così. Sì, questa sera sono veramente contento, sì. E poi avere dei ragazzi interessanti che dominano nel fuoristrada, e poi avere un ragazzo come il belga Tisse Benoit, che poi fra l'altro lei è diventata anche amico, non è cosa da tutti i giorni, anche per chi ha masticato il ciclismo per tanto tempo. Sì, non è cosa da fuori dal tempo. Sono per ragazzi che gli piace mangiare bene. Noi, oltre ad avere una struttura turistica qua Fattoria Pievassalti a Montalcino, produciamo anche cereali biologici che trasformiamo in prodotti da prima colazione, in pasta. Soprattutto siamo forti nel farro, noi, nel farro biologico, e questi sono ragazzi che farro ne consumano in quantità industriale. E quindi per gli atleti va benissimo. Grazie Sandrinelli, complimenti per quello che sta facendo per lo sport e in particolar modo per il ciclismo. Don Daniele, eccolo qua, arrivato dal Trentino, un grande... due Trentin. Allora, Don Daniele, questa sera che lei è un grande appassionato, ha vissuto una serata particolare, il vincitore delle strade bianche e poi una formazione di alto livello del fuoristrada che voi in Trentino amate in profondità. Esatto, è stata una sorpresa dentro le sorprese, non soltanto appunto per le strade bianche in sé come manifestazione sportiva di massima eccellenza, la vittoria, l'invito, lo stare con amici, gli amici dello sport che unisce, e soprattutto con le radici trentine che ci accomunano, anche degli stessi paesi tra l'altro. Per cui un auspicio particolare non solo nell'investimento, ma l'investimento umano, che fa capire quanto è importante saper promuovere lo sport, unisce lo sport, anche apre in modo grande anche gli orizzonti, e questo ci è andato anche da questa azienda. Allora, io sapevo che Sandrinelli stava facendo grandi cose per il movimento del ciclismo, ma non sapevo che conosceva, come mi ha detto lei, Don Daniele, in profondità questo sport. Questa è un'altra parte delle sorprese, non tutto si può svelare al momento, no?
per cui la passione unisce, la passione fa anche vedere qualche cosa di grande dei lati, e allo stesso tempo quando uno ci crede e dà non solo energie ma dà anche passione, dà anche economia, aiuta a far crescere e elevare anche i ragazzi, come abbiamo visto questa sera, dando opportunità nuove, e ne abbiamo bisogno nel mondo di oggi. Viva il Trentino! Sempre viva il Trentino e viva l'Italia unita! Vedete questo bellissimo mezzo? Lo costruisce Carlo Beretta, che è intervenuto alla presentazione di questa squadra, perché è una delle più vigorose d'Italia. Buonasera a tutti, sì, diciamo che non lo costruisco io sono responsabile marketing per l'azienda Star 2, che è l'azienda che distribuisce il... rappresenta l'azienda, io ho detto così. Sì, diciamo rappresenta l'azienda in questa serata, ed è un, diciamo, noi distribuiamo il marchio Lee Coogan in Italia. È un marchio americano che è nato nel 1977 e da 25 anni l'azienda Star 2 lo distribuisce in Italia. Siamo qui perché comunque siamo sponsor del team, quindi forniamo i due telai ai ragazzi, che sono il telaio Rampage e il telaio Crossfire Air, entrambi Air, che Air sarebbe la tecnologia che applichiamo ai nostri telai top di gamma, quindi i più leggeri, i più reattivi e più performanti. Diamo il meglio che possiamo al nostro team e abbiamo dato la nostra full Rampage Air nel colore blu e giallo fluo, mentre la Crossfire nel colore blu e orange fluo. E diciamo che i ragazzi ci servono prima di tutto come tester, perché comunque corrono tutte le domeniche, si allenano tutti i giorni e quindi ci servono anche per quello, e ci danno una mano sullo sviluppo del prodotto e comunque su nuove tecnologie da applicare alla bicicletta, diciamo. Concludendo la nostra intervista, mezzi all'avanguardia. Per forza. Luca Cassani, Be People, siamo tutti insieme infatti. Siamo tutti insieme, bellissima occasione, bellissima festa, ringrazio tantissimo il team e mi complimento con loro tantissimo per la vittoria che hanno ottenuto. Non solo, perché qui c'è qualcosa di più, c'è la mountain bike, c'è la strada, c'è la squadra femminile, ci sono delle ragazze bellissime che corrono in bicicletta, c'è un popolo incredibile. È un momento di convivialità e di unione che non fa altro che rafforzare il rapporto che c'è fra lo sponsor, che è colui che dà il prodotto, ma non dà solo il prodotto, ma riceve tantissimo, riceve tanto in termini di know-how e di esperienza da parte dei corridori. E ringrazio tantissimo Stefano per l'opportunità e per la voglia che ha, che ogni giorno mette nello spingere e nell'organizzare e gestire la squadra. Leonardo Migliattini, che serata è stata questa? Guarda, è una serata fantastica, perché dopo aver vissuto insieme ai ragazzi della squadra in corsa questa splendida edizione di emozione, io sono ancora emozionato perché mi sono trovato sotto lo striscione di Piazza del Campo a incitare Tish, a vederlo sbucare in San Martino, dove noi senesi siamo abituati a vedere girare le nostre contrade, vedere Tish, un amico ormai che spende le sue vacanze qui da noi in Piavassalti, e vederlo a braccia alzate con la faccia fangosa sotto il traguardo di Piazza del Campo è stato fantastico e irraccontabile, dai. È fantastico essere qui, perché questo è un posto meraviglioso, abbiamo vissuto delle emozioni oggi veramente incredibili, le ragazze anche della formazione, la mountain bike è un mondo, la bicicletta è un mondo che non finisce mai. È un mondo che non finisce mai e che spero che inizi ancora quest'anno da Piavassalti. Hanno presentato la squadra, quattro ragazzi stupendi, che sono la loro importanza è stata confermata anche dalla convocazione di tutti e quattro gli elementi in nazionale per il prossimo raduno. Le ragazze sono state bellissime, erano la prima esperienza su strade bianche, quindi dovevano conoscere il percorso. I ragazzi non era il primo anno, già l'anno scorso erano andati forte arrivando terzi, e Tish era arrivato ottavo. Tish ci teneva perché viene da noi, spende qui le sue vacanze, è ormai un ragazzo di famiglia e penso che questo l'abbia anche aiutato a dare il massimo per arrivare fino in fondo.